Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Elisabetta Gregoraci ha baciato proprio lui e quest'ultimo adesso ricorda quel momento con grande imbarazzo. Prima al Festival del Cinema di Venezia e recentemente a Nudi per la Vita, condotto da Mara Maionchi, l'ex di Flavio Briatore è instancabile e non si ferma mai, sempre pronta ad aiutare il prossimo e a trasmettere messaggi positivi di solidarietà e amore. Non solo protagonista della mondanità, anche a scopo benefico ma soprattutto punta di diamante del gossip, nei cui confronti le riviste scandalistiche non potrebbero farne a meno. Un esempio lampante è sempre stata la sua vita privata e, in particolar modo, un bacio per un ex geffino, a cui tutta Italia ha assistito. Di cosa si tratta più specificamente? Elisabetta Gregoraci l'ha proprio baciato con la lingua. È ormai di fama ben nota la love story con Flavio Briatore, da cui è nato un figlio, oggi in età da scuola media. Attualmente si dichiara single e a tal riguardo così ha affermato, durante un'intervista concessa al settimanale Grazia, spiegando i motivi per cui non trova un fidanzato, gli uomini si spaventano un po'. Sarà perché sono una donna indipendente, organizzata e tosta, concludendo, in aggiunta ho un figlio adolescente e un ex famoso per cui si lasciano intimorire. Per quanto il suo desiderio più recondito di trovare l'anima gemella sia, in questo momento, sopraffatto da altre priorità, si potrebbe affermare comunque che è riuscita a cogliere l'attimo, schioccando un dolcissimo bacio a un ex concorrente del GF VIP. Ricordate di chi stiamo parlando? L'ex geffino risponde imbarazzato. Trattasi di Pierpaolo Pretelli, che si è trovato costretto a rispondere alle incalzanti domande di Alfonso Signorini, durante la prima puntata di GF VIP Party, a cui è stato invitato come ospite d'eccezione, prima della diretta, in compagnia proprio di Giulia Salemi, la fidanzata. A tal riguardo, si ricordi che durante la quinta edizione del reality show, nel 2020, si sono presentati come partecipanti quest'ultima, il suo attuale fiancé ed Elisabetta. Ebbene, durante un momento di vita quotidiana, all'interno della casa, la showgirl e l'ex velino di Striscia, giocherellando in piscina, si sono dati un bel bacio, come condizione di una challenge lanciata dallo stesso conduttore. Oggi, al fine di soddisfare qualche curiosità in merito a quei momenti un po' piccanti, il direttore di Chi ha chiesto se in quel bacio ci fosse o meno la lingua perché lei si è messa la mano davanti riferendosi alla Gregoraci NDR. Pierpaolo ha risposto così, lei si era messa la mano davanti per non far vedere al figlio. La lingua mia era al posto mio. L'unica lingua che ho toccato con la mia in quella piscina è stata quella di Giulia. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. My heart.